I genitori del Vallo di Diano si trovano a combattere contro un servizio di assistenza sanitaria pediatrica di base quasi completamente assente e inesistente. E questa in sostanza la denuncia che la seguita pagina Facebook, la rubrica delle mamme del Vallo di Diano, punto di riferimento per tanti genitori valdianesi, rappresenta in una nota inviata al direttore del distretto sanitario 72 Pasquale Vastola e ad Antonio Chiurillo, dirigente responsabile dei servizi di assistenza sanitaria di base. Non possiamo più tacere innanzi agli enormi disservizi che, in particolare, si legge nella nota, la parte nord del Vallo di Diano sta subendo, in rappresentanza delle tante mamme e dei tanti papà che si ritrovano quotidianamente a combattere contro un servizio di assistenza sanitaria pediatrica di base quasi completamente assente e inesistente. Vi chiediamo ufficialmente di intervenire. Da diverso tempo ormai, si legge ancora nella nota, ci vengono segnalati pediatri irreperibili, telefoni che squillano a vuoto e ricorsi al pronto soccorso di Polla, e perché i genitori non hanno alternativa e perché vengono addirittura rimandati in ospedale con un evidente sovraffollamento del servizio di primo soccorso del presidio ospedaliero pollese. Nel documento inoltre viene sottolineato come spesso i genitori del Vallo di Diano ricorrano a pediatri privati per l'assistenza ai propri bambini, ma, sottolinea la nota, non tutte le famiglie hanno la possibilità di rivolgersi ad un professionista privato, ma tutte le famiglie hanno il sacrosanto diritto che venga garantito il diritto alla salute costituzionalmente garantito da uno Stato che, tra i migliori al mondo, prevede per i suoi cittadini l'accesso gratuito alle cure. Da qui l'appello affinché questi disagi trovino una soluzione e magari anche una spiegazione per garantire a tutti un libero e sereno accesso alla sanità pubblica.